Riapre la riviera di Pescara per un paio di giorni, per il weekend sarà possibile dunque transitare nella zona qui del Lido del centro. Sì, riapre oggi alle 18, sarà transitabile interamente nei due sensi di marcia tutta la riviera fino a domenica notte. Lunedì mattina alle 7 ricominceranno i lavori di fresatura e scarifica di tutto l'asfalto, quindi non soltanto della parte che è stato oggetto del risanamento strutturale, ma di tutta la carreggiata stradale, e poi quindi il rifacimento dell'asfalto fino alla Madonnina e anzi oltre la Madonnina. È un lavoro che procede molto velocemente, non ci aspettavamo neanche di riaprire questo lotto per oggi, ma ce l'abbiamo fatta. Naturalmente ringraziamo chi ha avuto pazienza per questi lavori, ma sono lavori che dovevano essere svolti in sicurezza e con la strada chiusa, anche perché ci sono scavi dai 30 a più centimetri in molte parti che riguardano appunto questo risanamento strutturale. Da lunedì si ricomincerà a chiudere il tratto di via Cavour fino a via Ragazzi del 99, quindi divieto di transito, divieto di sosta, naturalmente per un paio di giorni per ciascun tratto, che sono i tratti originali, questo per una decina di giorni circa, che ci consentono di riconsegnare questo lavoro bello e importante della riviera alla città di Pescara. Dopo una decina di giorni dal termine della conclusione di questi lavori, naturalmente la strada nel frattempo sarà riaperta, verrà effettuata la segnaletica perché abbiamo bisogno che, diciamo, l'asfalto si asciughi. Per l'inizio della stagione balneare dunque la riviera sarà completamente fruibile? Assolutamente sì, abbiamo cominciato questo lavoro il 23 di aprile, avevamo chiesto 45 giorni, io sono convinto che se il tempo regge come sta reggendo in questi momenti, per il 23 di maggio, cioè con 15 giorni di anticipo, riusciremo a riconsegnare questa riviera alla città.